Tra il gennaio del 1973 e il febbraio del 1975, Pier Paolo Pasolini interviene sul Corriere della Sera con una serie di articoli. Inizialmente questi articoli sono in una tribuna di dibattito nella seconda pagina, poi i temi toccati da Pasolini diventano così scottanti, così polemici, che Piero Ottone, il direttore del Corriere della Sera, decide di metterli in prima pagina. Nasce così appunto il Pasolini Corsaro. Poi questi scritti verranno, insieme ad altri scritti apparsi altrove, in riviste, in altri giornali, radunati da Pasolini stesso, pubblicati nel 1975 appunto con il titolo di Scritti Corsari. Cosa vuol dire corsaro? Vuol dire che Pasolini si trova appunto ad andare controcorrente, ad essere appunto rispetto alle navi ammiraglie, alle navi dei mercanti, come una sorta di corsaro che va all'assalto, spesso a mani nude, tocca temi e problemi e questioni molto scottanti. La maggior parte di queste questioni riguardano il tema della sessualità, l'aborto ad esempio, su cui si scatena una grossa polemica, ma anche ad esempio il tema dei capelli lunghi. Pasolini scrive un testo contro i capelloni, quindi contro i giovani, polemico, molto polemico, ma anche altri temi, ad esempio il tema della destra e della sinistra, il superamento della differenza tra destra e sinistra. Pasolini sostiene questa tesi dell'omologazione della società italiana. L'omologazione della società italiana è avvenuta attraverso i consumi. La fine del mondo cattolico, la Chiesa non è criticata da Pasolini, ma descritta come uno dei fattori che hanno perso presa sugli italiani, che non fanno più presa sugli italiani. La Chiesa ha ceduto di fronte al potere democristiano, al potere della politica. Il più celebre di questi articoli è quello appunto dedicato alle lucciole. Pasolini descrive in modo poetico, anche in modo inventivo, la scomparsa delle lucciole, che probabilmente non erano affatto scomparse, ma fa delle lucciole l'elemento centrale della trasformazione, della mutazione antropologica, del cambiamento climatico e anche sociale dell'Italia stessa. Questo tema della scomparsa della differenza tra destra e sinistra è un tema che all'epoca crea un grosso scandalo. Pasolini lo interpreta in modo semiologico. Cosa vuol dire semiologico? Attraverso i comportamenti, attraverso i costumi dei giovani. In particolare il primo articolo che apre la prima parte degli Scritti Corsari è appunto dedicato ai capelli lunghi. Pasolini fa una lettura di questo stile che sono appunto i capelli lunghi fino alle spalle, che i ragazzi, i giovani hanno deciso di scegliere in modo polemico contro i propri genitori, contro l'establishment, contro la società. La prima volta che ho visto i capelloni è stato a Praga. Comincia così il testo del 7 gennaio 1973 pubblicato sul Corriere della Sera e che negli scritti in corsari si intitola Il discorso dei capelli. Che cosa ci sta dicendo Pasolini? Pasolini ci dice che sostanzialmente il costume, cioè dunque in questo caso i capelli, dei giovani di destra e dei giovani di sinistra è identico. Scrive addirittura in modo provocatorio: quei capelli lunghi, quelli che lui ha visto lì a Praga, all'inizio degli anni 60, alludevano dunque a cose di destra. Il ciclo si è compiuto, la sottocultura al potere ha assorbito la sottocultura dell'opposizione e l'ha fatto propria. È l'inizio dell'omologazione. Ma Pasolini ci dice anche qualcosa d'altro nel corso di questo articolo. Ci dice che contrapposti ai capelli lunghi dei capelloni, dei contestatori, ci sono invece le belle nuche dei ragazzi, le belle nuche dei ragazzi umili e dignitosi che si contrappongono appunto a quella sorta di femminilizzazione. Questo è uno dei temi che attraversa gli scritti corsari dei ragazzi e dei giovani. In fondo gli scritti corsari hanno alla base una lettura omosessuale.
che Pasolini fa dei corpi. La trasformazione che è avvenuta in Italia è la scomparsa dei ragazzi, dei bei ragazzi che Pasolini ama. Lo spiega molto bene nella seconda parte degli Scritti Corsari, dove ci sono due recensioni di due libri dedicati al tema dell'omosessualità. E Pasolini è contrario a una lettura gay, cioè è contrario alla coppia omosessuale composta di due coetanei, ad esempio di due adulti. E propone invece una lettura della realtà attraverso questo amore verso i ragazzi, verso i giovani ragazzi che sono appunto i ragazzi di vita, sono i personaggi dei suoi film e dei suoi libri, ma anche non solo dei romanzi, ma anche della poesia. Quello che è scomparso appunto è questo ragazzo, come lo definisce qui, le belle nuche, le belle facce limpide sotto fieri ciuffi innocenti. Ecco, ragazzi antichi, bellissimi e pieni di antica dignità umana. Quello che è scomparso in Italia è esattamente questo e viene associato da Pasolini anche alla scomparsa del paesaggio italiano. Si parla di costume nel senso più ampio del termine, proprio gli abiti, i vestimenti, gli atteggiamenti, ma anche la forma stessa del paesaggio. La recensione del libro di Sandro Penna, che apre la seconda parte degli Scritti Corsari, il libro di Penna si intitola Un po' di febbre, recita così: che paese meraviglioso era l'Italia durante il periodo del fascismo e subito dopo. La vita era come la si era conosciuta da bambini e per 20-30 anni non è più cambiata. Non dico i suoi valori, che sono una parola troppo alta e ideologica per quello che voglio semplicemente dire, ma le apparenze parevano dotate del dono dell'eternità. Ecco, le città, dice Pasolini, finivano con grandi viali, circondate da case, villette o palazzoni popolari, dai cari terribili colori nella campagna folta. È un paese che ha cambiato completamente aspetto. I paesi avevano ancora la forma intatta, o sui pianori verdi e sui cucuzzoli delle antiche colline. È un'Italia che Pasolini non riconosce più. È un'Italia che rifiuta, è un'Italia che racconterà in modo terribile e tragico in un film, Salò, l'ultimo film uscito dopo la sua morte, un film che parla della omologazione, del nuovo fascismo, così lo chiama Pasolini, che gli ricorda il fascismo di Salò, un fascismo di Salò vissuto nei giorni presenti, cioè sono gli anni a metà del decennio del 70.